azienda produttrice e distributrice di tecnologie per l'estetica. Oggi voglio parlarvi della Presso 3 in 1. La Presso 3 in 1 è una tecnologia che ci permette di sviluppare più trattamenti e quindi più risultati in una sola seduta. Grazie ad un software particolare, questa tecnologia ci permette di lavorare sullo stesso cliente e nello stesso trattamento con tre tecnologie diverse: elettrostimolazione per quanto riguarda la tonificazione, il pressomassaggio per quanto riguarda un risultato sulla circolazione sanguigna, linfatica e lì, infrarosso per poter sciogliere le tensioni muscolari, sciogliere le panicole adiposi e le celluliti più fibrose. Entrati nell'impaginazione iniziale, un semplice touch sullo schermo ci aprirà delle videate in cui poter scegliere il tipo di tecnologia con cui vogliamo lavorare, per un trattamento singolo o per un trattamento combinato, che preveda quindi l'azione simultanea di tutte e tre le tecnologie presenti nel modello Presso 3 in 1. Impostiamo EMS per l'elettrostimolatore. Avremo l'impostazione del tempo, la modalità di lavoro, il tasto pausa start che ci permette di iniziare il lavoro e quindi il countdown del tempo. Di nota molto importante, nel trattamento di elettrostimolazione sempre prima accendere la tecnologia, impostare il programma elettrostimolazione e solo dopo applicare le placche con gel apposito sul tessuto della cliente per evitare eventuali sensazioni di pizzicore. Scelto il trattamento da eseguire per un allenamento più leggero fino ad arrivare ad un allenamento più intensivo di definizione della muscolatura, si procede con il tasto play e solo successivamente si procede ad alzare quelli che sono i parametri di ogni uscita e quindi l'energia erogata nelle placche a contatto della cliente. Andremo quindi ad impostare l'infrarosso. Potrò escludere ovviamente le zone che sto lavorando, per esempio con l'elettrostimolatore, in questo caso io ho scelto di escludere le braccia, oppure semplicemente cliccando sulla temperatura potrò escludere l'addome o eventualmente le gambe qualora stessi lavorando con il pressomassaggio la parte superiore. Programmiamo ora il pressomassaggio. Troveremo quattro modalità diverse di massaggio, tre pressioni diverse e la possibilità anche di escludere alcuni settori che non desidero lavorare. In questo caso abbiamo scelto le braccia. Esclusi i settori che non desidero lavorare, andrò a impostare la modalità di drenaggio e quindi di massaggio, il livello di pressione che voglio ottenere in tutte le fasce e i gambali, e potrò modificare eventualmente i secondi di pressione per ogni singola zona, da un minimo di un secondo a un massimo di 15 secondi. Impostati i parametri di lavoro del pressomassaggio, imposto il tempo di lavoro e clicco il pulsante play. Ricordiamo che nel caso del trattamento combinato, lo scorrere del tempo inizia nel momento in cui io attivo l'elettrostimolazione. In questo momento il time è partito in un countdown. Andrò a impostare l'infrarosso, vedendo che ovviamente il tempo sta già procedendo. Andrò ad azionare quindi l'infrarosso e per ultima impostazione della pressoterapia. Questo mi permette eventualmente di lavorare sul tempo e quindi di stabilire un totale per seduta. Quindi faremo 40 minuti, sapremo che avremo 40 minuti di elettrostimolazione, di infrarosso e di pressomassaggio. È possibile comunque accedere ad ogni tecnologia anche in fase di lavoro per eventualmente interrompere prima il tipo di trattamento che si sta effettuando. Come in questo caso procedere semplicemente col pressomassaggio. Al termine del programma, la tecnologia ci avviserà con un semplice beep.